Di fronte, lei che l'ho conosciuto al Trapani, esatto. Quanto è cresciuto allora, rispetto a quello che ha visto lei e dove è cresciuto? Ecco. Sì, ascolta, intanto sono contento perché sennò qui mi stava facendo giocare la reputazione Andrea, perché io l'ho decantato come lui vale, come lui merita, però effettivamente ci ho messo un po' di tempo per venire fuori, ma è normale perché lui è un timido, ragazzo timido. Quindi ha bisogno di prendere fiducia, confidenza, di sentire appunto che comunque intorno a lui c'è questa reputazione, ecco. Però calcisticamente è un giocatore che sa giocare a pallone, quindi prima o poi sarebbe venuto fuori, ero convintissimo, lo sono tuttora. E poi ti dico di più, per me deve assolutamente ancora crescere, non è che adesso questo sicuramente una rondine non fa primavera, lui ha dimostrato, adesso secondo me si è sbloccato, ha dimostrato quelle che sono le sue qualità, però può arrivare molto più in alto, quindi ecco, mi fa piacere che Andrea abbia fatto questa doppietta ieri, che comunque lui prenda questa confidenza con quello che è anche la realtà della Fiorentina, perché vedrete che sboccerà alla grande lui. Ha pagato mister un pochettino magari la piazza, un po' più esigente, un po' più di pressione in questo avvio? Sì, no, te l'ho detto, lui è timido, non è che una persona è timido, quindi fatica un po' a esprimersi, capito? Però ecco, una volta che ha rotto il ghiaccio, una volta che il ragazzo per bene, il ragazzo educato, non dice una parola, e a volte essere troppo chiuso, troppo introverso, magari nell'inserimento ti fa perdere un po' di tempo per potersi inserire, però lui sa giocare a pallone, questo è fondamentale, perché se uno sa giocare a pallone, poi il carattere prima o poi qualcuno lo deve modificare, gli viene fuori e deve trovare la chiave per farlo esprimere al massimo. Questo è il mio pensiero. Mister, lei ha parlato di margini di miglioramento, quali potrebbero essere? Arrivare in nazionale, perché io vedo che sul ruolo suo in Italia noi abbiamo tanti campioni, su quella nazionale adesso. Quindi io spero che tra poco. Ecco, posso chiedere, mister? No, mister, posso chiederle, però, visto che ha regalato già il titolo. Da nazionale ci ha dato il titolo. No, però, no, mister. Aspetta, ho detto il prossimo step. Certo. Non è che anche domani sarà nazionale. Cioè, io a volte mi esprimo. A me piace dire quello che penso. A me piace anche per questo motivo. Non ho paura di sbagliarmi, cioè se tu uno sbaglia, se parlando di pallone si può anche sbagliare, ma noi ne diciamo tante, mister, che fine spariamo ogni giorno. No, però mister, una cosa, lei parlava del ruolo, qual è il ruolo proprio più adatto a Colpani? Perché io delle volte faccio fatica un po' a capire il ruolo. Bravo, sull'utilizzo. Ecco. A Trapani come lo utilizzava lei, mister? Mezzala sinistra su un centrocampo a tre. Ok, perché lui deve partire dietro, perché se parte dietro approfitta, e lui ha progressione, non è uno scatto bruciante che può partire da fermo. Mezzala sinistra, Mezzala sinistra su un centrocampo a tre. Però mezzala sinistra, lì viene anche mezzala destra. Però un giocatore che sia a campo arriva, poi arriva alla conclusione. Quindi non esterno, non esterno. In un 4-2-3-1 non esterno. 4-2-3-1, io sono sotto punta. Lui è sotto punta, ecco, vedi, sono cose interessanti. E allora dove lo fa giocare a Paladino? Quindi gli sbagli. Non vuoi raccontare Paladino, non mi capite male. Io dico che lui è un giocatore che se ha più campo ha e più rende. Bravo, cioè da esterno deve venire dentro il campo, ma comunque parte largo. E comunque parte di solito se le squadre lo penalizzi, fa una corsa orizzontale piuttosto che distendere il suo potenziale. Ecco, bravo, meno male ciò che abbiamo quando parliamo di calcio. No, mister. Grande. E iemo, no, come si dice nel mare? Iemo, dai. Andiamo. Dai. Si dice iemo in marchigiano? Sì, no? Dalla parte là, sulla parte scolana, insomma. Sulla parte sud, praticamente. Sud. Vabbè, la scolana è sud, no, un po' più sud. La marca pulita e la marca sporca. Vedi, ma è così, ma io lo so, il mister, perché che grande che è da marchigiano. Ma quindi iemo non si dice iemo? No. Come no? Sì, la marca sporca dice iemo. Iemo perché sono un po' più vicino. Mi piace iemo. Si portava la parte lì, poi se vai sopra invece parlano in maniera un po' più emiliana, mister, c'ha sangue marchigiano, allora non sapeva neanche che fosse il Ciauscolo, ma se deve vergognare dalle nostre parti. Ciauscolo è una
è una, come posso dire, prelibatezza. Ma non sapeva nemmeno l'esistenza. Però, mister, lo corregga in Pallomeni. È una prelibatezza della parte sud della Marca, della Marca, della Marca Pulita, Marca Sporca, quello che pare. Vero, giusto, mister, è così. Ma no, dalla provincia, proprio della Maceratese, Camerino, Muccia, Vizzo, ecco. Ma è simpatico forte lei, mister. Mister è fortissimo. Lei conquistava tutti con la simpatia all'interno, le conquista tutti con la simpatia. Meglio nasce simpatici che ricchi. Grande, mister. No, mister, è fortissimo. No, fortissimo, fortissimo. Mister, e quindi abbiamo individuato un po' il ruolo, però stavo pensando una cosa della nazionale. No, questo lo diciamo io te. No, per carità, no, stavo pensando alla nazionale. Tanto diventa titolo, non sarà Bicastori. No, no, mister. Perché ci sarà Castori due punti, Colpani manca la nazionale. No, vabbè, beh, quello è bello, un bel augurio. Vabbè, ma chi è che ha detto di male, mister? Che c'è? Ha detto una cosa carina. È un augurio che facciamo a Colpani. Mister, però allora, ascolta, adesso mi posso fare una domanda. Quanti giocatori forti ci sono su quel ruolo in nazionale? Ecco, però ecco lì volevo andare, però, mister. Io ho in mente adesso la nazionale così, con Ricci, Barella, Tonali. No, lui non è un Ricci, eh. No, io ci ho mente. No, aspetta, il centrocampo a Trino. Ricci, Tonali, Barella. Dove lo metti, Colpani, adesso? No, lì no, però sotto punti. Ah, sotto punta. Sotto una punta. Sotto Redeghi, capito, mica male. No, no. Manca una Fiorentina al posto di Gudmundsson. Eccola la notizia. No, adesso non esageriamo, dai. Come allora, esageriamo? Allora, Gudmundsson si è fatto male. No, potrebbe essere, dice Gudmundsson. No, però si è fatto male Gudmundsson. Potrebbe essere una soluzione interna. Dice, potrebbe fare il Gudmundsson Colpani adesso, in questo momento? È più punta Gudmundsson, quindi non penso, non lo so. Se giochi con due punte, no, dai, non è un attaccante Colpani. Io ti sto dicendo, per me è più parziale, più forte. Più, diciamo, ecco, più campo può attaccare, può libertà, più campo, più raggio d'azione gli si concede, più secondo me diventa più forte. Beh, però nell'ultima ieri era partito esterno a destra lui, un po' largo a destra. Lo so che gioca lì lui. Lo so che gioca lì, ma per forza io sto esprimendo un mio parere personale. No, per carità. Per il quale me ne assumo le responsabilità. Non dico che gioca fuori ruolo, perché io ho fatto una premessa: lui sa giocare a pallone. Quando uno sa giocare a pallone, secondo me. Però, mister, con l'infortunio di Gudmundsson potrebbe pure essere spostato sulla tre quarti. Se fa il 4-2-3-1, intendiamoci adesso per fare un po' dei numeri, mister, per farci capire, per far capire gli ascoltatori. Allora, sotto punta dietro a Ken, può giocare al posto di Gudmundsson? Assolutamente sì, anche perché Ken va sempre lungo, no? Quindi è lungo. E secondo me domenica lo fa giocare così. Senta, che guarda un po' come va a finire. Ma perché Gudmundsson si è fatto male, appunto, un po' fa giocare Colpani dietro Ken, se recupero dietro Beltrano. Con Ken andrebbe bene, perché Ken è lunga, no? Va sempre lungo, quindi crea spazio lì. Poi lui, se va a palla libera, che riceve spazio fra le linee, e diventa pericoloso. No, vediamo un po' come poi lo utilizza. Mister, ma